Bene, allora riprendiamo la cucina. Sopprimendo tutto il lato vergogna e cattiva coscienza dei personaggi. Sanno benissimo quello che fanno, sono consapevoli. Accettano l'idea di andare via da casa come due ladri. Del resto Pamela potrebbe anche dirlo, scappiamo come due ladri. Io credo che in questa scena debba venire fuori la lucidità di Pamela. Lei amava il figlio, ora non lo ama più e si innamora del padre. Bisogna assolutamente che si capisca. Sì, d'altronde lo ha detto bene, lo ha spiegato benissimo, Julie. Guarda la sua intervista all'aeroporto qui su Nismaten. Beh, è la storia di una ragazza che capisce che il ragazzo che lei ha sposato è soltanto il riflesso del padre e la vera personalità è il padre. Ecco qua, è l'unica ad aver capito la storia. Perché? Evidentemente perché sua madre è un'attrice famosa, ma anche perché lei lavora e viva a Hollywood. Hollywood è piena di figli di gente famosa che cercano di essere all'altezza dei padri, i Fairbanks, i Barrymore e così via. Dunque, allora, ecco qua. Alessandro, lei sa che cosa ci sta accadendo, suppongo. Ci mancava il telefono. Sì? La signorina Dominique. No, le dica che mi dispiace, ma stasera ho da lavorare. Le telefonerò domani. Va bene, signor Ferrara, riferisco. Il signor Ferrara si scusa, non ha finito di lavorare, non può vederla, la chiamerà domani. Molte grazie, buonasera. Che te ne pare? Pulposa. Tornare in squillo locale. Oh, no. Il riposo del guerriero. Volevo dirlo. Ah, c'è la presenza di Cecilia, ma dimmi. La grande cadenza. Molto bene. In quale film Jean Moreau era la partner di Otto Webb e interpretava Shakespeare? Esatto. In quale film Jean Moreau era la sorella di Carlo IX e la moglie del re di Navarra? Questo è Nico. Quando? La regina Margherita. La regina Margherita. Lei è molto ben preparata. Giuli, le tue battute per domani. Come lei se lo trovo così già nel mascherare?